Penso che possiamo procedere con la seconda parte della nostra serata e quindi chiamerei sul palco la vicepresidente della Fondazione Caritro, Silvia Arlanc, che ci illustrerà il premio, annuncerà il vincitore e leggerà anche le motivazioni. Inviterei anche a raggiungerci, assieme al professor Maffei, i membri della giuria per il premio Breitenberg, il professor Gidi, il professor Berlucchi, se possono salire anche loro sul palco assieme alla dottoressa Arlanc. Il professor Tratter purtroppo non è potuto essere presente, ma è qui con noi in spirito, come si dice, lo ringraziamo molto per il suo lavoro. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, è un onore per me essere qui per la consegna di questo premio prestigioso. È giunto alla terza edizione il premio Breitenberg, fortemente voluto dalla Cassa di Risparmio di Trento Rovereto, dalla Fondazione, attuato poi da Scienza e Mente e Cervello. La Fondazione crede molto nella ricerca, lasciatemi dire che investe annualmente quasi 2 milioni di euro nella ricerca, attraverso anche varie modalità, ma soprattutto bandi rivolti ai giovani ricercatori. Invito i giovani ricercatori che sono in sala a visitare il nostro sito. Ci sono due bandi in essere con risorse disponibili per 830.000 euro e questo è un grosso contributo che la Fondazione dà annualmente. Un grosso investimento fatto nel tempo, sempre alla ricerca, è stato quello di investire in Scienza Mente e Cervello, questa società di scopo con l'Università di Trento, che permette al CIMEC di raggiungere le eccellenze che tutti conosciamo. Quindi per me è un onore premiare un giovane dottore che chiamerei a raggiungermi, il dottor Andreas Fuchs, per la sua tesi. La tesi a Temporal Windows and Visual Capacity, le motivazioni che vi leggo scritte dalla Commissione. La tesi descrive una serie di esperimenti innovativi nel quale il candidato ha ottenuto la dimostrazione originale che la capacità di individuare più oggetti in scene visive variabili è dovuta alla segmentazione temporale delle afferenze visive in finestre della durata di circa 0,1 secondi. Questa frammentazione è un compromesso che consente alla percezione visiva di stabilizzare la propria sensitività a fronte di un flusso di informazioni che varia continuamente nel tempo e nello spazio. La dimostrazione è basata su solidi risultati psicofisici ed elettrofisiologici ed è corredata dalla proposta di un elaborato algoritmo che descrive le relazioni entrata-uscita tra tre stadi del riconoscimento visivo degli oggetti. Scusate. Sia i dati sperimentali che l'algoritmo hanno importanza teorica generale per la neurofisiologia e la psicofisica della percezione visiva, in accordo con gli interessi che hanno informato il pensiero e la ricerca di Valentino Breitenberg. Complimenti. Grazie. Cari membri della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, cari membri della Società Scienze Mente e Cervello, cari tutti presenti, in questa occasione ho la possibilità di dire grazie per questo premio, ma anche e soprattutto per la possibilità di studiare, completare la mia tesi dottorato e iniziare la mia carriera in scienze cognitive qua in Rovereto al CIMEC. Negli ultimi 4 anni, Rovereto e in particolare il centro a Palazzo Fedegotti è stato una terra natia per me e questo rappresenta qualcosa di eccezionale per me, un bavarese che ama la sua patria originale, la Bavaria con il suo cielo bianco e blu. Ma io ho avuto il piacere di conoscere una seconda patria, CIMEC Rovereto Italia, con il suo ambiente intellettualmente stimolante, dinamico, vivificante e cooperativo.
Qua ho avuto l'occasione di ammentare in mentalità scientifica, circondato da ricercatori italiani e internazionali di altissimo livello, e soprattutto di ammentare in personalità, circondato con gente saggia, gentile e divertente. In particolare un grande ringraziamento per il gruppo di magnetoencefalografia con i capi professor Christoph Braun e professor Nathan Weiss, che mi hanno aiutato tanto nei miei progetti scientifici. Infine, un grandissimo ringraziamento al mio supervisore professor Alfonso Caramazza e il mio relatore della tesi professor David Melcher, che mi hanno mostrato come si vive una vita con la scienza. È stato un piacere per me. Bene, signori, è stato un piacere avervi qui. Grazie a tutti, grazie ai collaboratori, grazie ancora ai membri della giuria, grazie moltissimo al professor Maffei, grazie a tutto il personale tecnico-amministrativo del CIMEC che ha reso possibile questa serata. Arrivederci a tutti.